su Il Sipario. Oggi parliamo dell'importanza delle rappresentazioni teatrali che si svolgevano ad Atene durante le due feste principali, le Elenee, feste popolari che si tenevano in inverno, caratterizzate dalla rappresentazione di commedie e a volte di tragedie, le Dionisie, che si dividono in grandi Dionisie e Dionisie rurali. Le prime erano le feste più importanti, celebrate all'inizio della primavera, in cui venivano messe in scena sia tragedie sia commedie, e a cui potevano assistere i cittadini di tutte le città della Grecia, ad eccezione delle città nemiche di Atene. Erano organizzate dallo Stato ed erano finanziate dai cittadini più abbienti, a tre dei quali l'arconte eponimo affidava la coregia. Le Dionisie rurali invece erano feste di minore importanza, organizzate durante l'inverno nei paesi intorno ad Atene ed erano aperte a soli cittadini ateniesi e nelle quali venivano rappresentate solo le commedie. La commedia spesso fungeva da intermezzo tra le tragedie, era di carattere più leggero e divertente e prendeva spesso di mira la politica e i personaggi pubblici del tempo. I greci consideravano il teatro non come una semplice occasione di divertimento e di evasione dalla vita quotidiana, ma piuttosto come il luogo dove la polis, cioè la città, si riuniva per celebrare le antiche storie del mito, patrimonio comune della cittadinanza, che lo spettatore greco conosceva insieme a tutte le informazioni specifiche sullo spettacolo dedotte dal Proagon. Ciò che non poteva sapere era come le vicende del mito, codificate dalla tradizione, sarebbero state nuovamente interpretate e declinate dal drammaturgo. Lo spettatore greco si recava a teatro per imparare precetti religiosi, per riflettere sul mistero dell'esistenza, per rafforzare il senso della comunità civica. L'evento teatrale aveva dunque la valenza di un'attività morale e religiosa, da assimilare ad un vero e proprio rito. Il teatro era per i greci uno spettacolo di massa, molto sentito e vissuto da parte dei cittadini di ogni classe sociale e condizione economica. Esso era infatti un rituale di grande rilevanza religiosa e sociale, considerato uno strumento di educazione nell'interesse della comunità, tant'è che da Pericle in poi è la tesoreria dello Stato a rimborsare il prezzo del biglietto. Agli spettacoli la popolazione partecipava in massa e probabilmente già dal V secolo a.C. erano ammessi anche donne, bambini e schiavi. La rappresentazione teatrale non è dunque soltanto uno spettacolo, è un rito collettivo della polis che si svolge durante un periodo sacro in uno spazio sacro. Come abbiamo detto, al centro del teatro sorgeva l'altare del Dio. Il teatro, proprio per questo suo carattere collettivo, assunse la funzione di cassa di risonanza per le idee, i problemi e la vita politica e culturale dell'Atene democratica. E se è vero infatti che la tragedia parla di un passato mitico, è anche vero che il mito diventa metafora dei problemi profondi che Atene vive. Il teatro dell'epoca ignorava il concetto di scenografia così come oggi lo intendiamo. L'intera azione drammatica si svolgeva con la stessa facciata, forse decorata o dipinta in prospettiva. Non tutti gli eventi del dramma venivano rappresentati sulla scena. Quelli più violenti avvenivano infatti fuori di essa e gli spettatori prendevano coscienza dell'avvenimento tramite l'annuncio di un messo o di un personaggio che aveva assistito all'evento o tramite le urla dei personaggi. Per concludere diciamo che il motivo della tragedia greca è lo stesso dell'epica, cioè il mito. Dal punto di vista della comunicazione esso sviluppa mezzi del tutto nuovi. Mitos, cioè parola, racconto, si fonde con l'azione, cioè con la rappresentazione diretta, il dramma che deriva da agire. E con questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata.